Ciao a tutti da Anteprima Cinema. Vi lascio con il trailer di oggi, ma subito dopo vi aspetto per le notizie di cinema. Sposami. Trasformami. Tu non hai la minima idea di cosa ti perdi, Bella. Tu non la sai baciare come la bacio io. Ne sei proprio sicuro? Bella deve sapere la verità. Cercavo di proteggerti. Mentendomi? Nonna, ti presento il mio ragazzo, Edward. Anch'io succhio il sangue. Qui l'unica che può decidere è Bella. Stanno creando un esercito. Un esercito di vampiri? No, un esercito della salvezza, cogliona. Siamo a un punto di svolta. Edward e Bella finalmente faranno le zozzerie. Ora chi tocca? Mi dici come fa a piacerti quel segaiolo? È tutta colpa mia. Mia, mia, mia! Bella, hai qualcosa. Cosa? Hai qualcosa lì. Cosa? Hai una cazzo di caccola nel naso e fa abbastanza schifo. Non è possibile. Succhiami. Al cinema. Il regista Richard Linklater sta progettando un sequel di Before Sunrise, sempre con Ethan Hawke e Julie Delpy. Nel 95 Hawke e Delpy recitarono le parti di Jesse e Celine, due sconosciuti che si incontrano su un treno e passano una magica notte insieme a Vienna, prima di andare entrambi per la propria strada. Nel 2004 le due star si sono incontrate ancora, questa volta a Parigi. Linklater, Hawke e Delpy vorrebbero tutti e tre collaborare insieme alla sceneggiatura e probabilmente cominceranno a girare la prossima estate. Martin Scorsese torna al suo genere d'origine con un nuovo thriller ispirato dal romanzo di Joe Nesbo, The Snowman. Matthew Michael Carnahan scriverà l'adattamento del settimo libro tratto dalla serie, che vede come protagonista l'imprevedibile e alcolizzato detective Harry Hall. La trama trova Hall sulle tracce del primo serial killer della Norvegia, un violento omicida che lascia come firma un pupazzo di neve nelle case delle sue vittime. Questo non è il primo film che è stato tratto da uno dei romanzi di Nesbo. Ricordiamo anche Headhunters, sempre di quest'anno, che ha sbancato con 12 milioni di dollari ai box office norvegesi. E per oggi è tutto. Vi aspetto prestissimo con Anteprima Cinema.